Gentili telespettatori, siete collegati con lo stadio comunale di Cammarata, i Salici, per l'inizio di questa stagione agonistica 2011-2012 per il campionato di eccellenza. Di fronte Atletico Campofranco e Alcamo, dicevamo in questa prima giornata, il debutto in anticipo sabato 10 settembre 2011. Andiamo subito con le formazioni in campo. Il Campofranco schiera Alonso, Ardizzone, Immesi, Restivo, Monreale, Nicolas, Ardizzone, Di Leo, Privitera, Messina, Cordaro e Panepinto. In panchina mister Mutolo porta sempre vivo Provenzano, Nicastro, Mazzara, Monreale, Cilio e Lonigro. L'Alcamo schiera Sciarrino, Monteleone, Scrozzo, Lunetto, Gatto, Piccolo, Venuti, Nasca, Iovino, Papania e Uniemi. In panchina Cristian Ciaramella, l'allenatore bianconero, porta Chimenti, Palermo, Lo Monaco, Battaglia, Di Giuseppe, Danna e lo stesso Ciaramella. La disposizione di Mariano Cordaro direttamente in porta. Vediamo l'opposizione di Sciarrino, Cordaro, tiro alto. Annotiamo allora questa azione pericolosa dell'Alcamo, un calcio di punizione di Iovino, colpo di testa di Gatto e la palla spizzica il palo con Alonso fuori causa. E lancia in avanti Capitan Piccolo per l'Alcamo, colpo di testa, attenzione, il tiro, parata, il tiro del numero 10, Papania. Attenzione, Nicolas Monreale, attaccato, attenzione, attenzione, pericolo, grossa ingenuità della difesa del Campofranco tra Alonso e Nicolas Monreale. Iovino è un suo compagno lì davanti, Iovino ferma il pallone, il tiro va fuori. Sulla destra si libera di un suo avversario, il tiro, la parata del numero 1 Alonso. In area Messina, contratto da Piccolo, Messina in mezzo, viene anticipato. Gentili telespettatori, siamo alla ripresa delle ostilità tra Campofranco e Alcamo, i secondi 45 minuti. L'arbitro Pennino distanzia la barriera di quanto basta, fischia, parte Privitera, il tiro, ribattuto, attenzione, Messina viene anticipato dal, mette dentro, colpo di testa, attenzione, pericolo, grandissima parata di Alonso, salva risultato, grandissima parata di Alonso, salva risultato per Cordaro supera Scrozzo in un primo momento, mette in mezzo, attenzione, supera il pallone, il portiere, il tiro, palo! Clamoroso palo di Cosimo Panepinto, il fischia Lunetto, parte il tiro, sfiora il palo Lunetto perché vede un Niemi meglio piazzato, attenzione Papania, il tiro, attenzione ribattuto, Iovino, si mangia un gol fatto Iovino, attenzione Cordaro, tiro Cordaro fuori, pure in aria Lonigro, colpo di testa tentato, il tiro, attenzione pericolo, fallo! Sicuramente stiamo cominciando a capire che cos'è la categoria, che cos'è l'eccellenza, che è un campionato ben diverso, tutte squadre attrezzate. Credo senza sbilanciarmi troppo che quest'anno l'eccellenza veramente per gli organici che ci sono sarà un campionato abbastanza duro, forse il più duro degli ultimi anni, e quindi sarà veramente, veramente un bel campionato e siamo contenti di onorarlo e lo onoreremo sicuramente al meglio per il paese di Campofranco. Domenica si va a Valderice anche se si gioca a Trapani, un'altra buona occasione. Sì, ma le mie squadre, i ragazzi sanno che noi ce la dobbiamo giocare alla pari con tutti, penso che la partita di San Cataldo ha dimostrato che noi dove andiamo giocheremo sempre con lo stesso atteggiamento, poi daremo al campo il verdetto finale. Mister Ciaramella, un risultato diciamo tutto sommato giusto, però alla fine l'Alcamo ci ha creduto forse. No, guardi, mi dispiace smentirla, ma non la vedo così. Ho visto un Alcamo, ho chiesto una partita di orgoglio ai ragazzi dopo la prestazione negativa in Coppa contro il Castellammare. Oggi invece ho visto una bellissima squadra, un grande Alcamo che sapeva cosa voleva in campo, è scesa in campo determinata, ha messo qualità, ha messo orgoglio, ha messo buon gioco, ha messo buona individualità. Sono contento della prestazione, purtroppo sono rammaricato per il risultato, ma credo che la squadra oggi si è ben comportata. In questo campionato l'Alcamo cosa mira?
Ma l'Alcamo ha fatto una campagna acquisto importante, oggi, oggi mancavano 5-6 giocatori, di quali 5 titolari che ci devono fare la differenza, ma la squadra oggi stesso ha retto bene la partita contro un Campofranco, comunque anche lui ambisce a traguardi importanti, ma credo che oggi l'Alcamo